procediamo all'appello. Signori Luca, assente. Giordano Massimiliano, assente. Perantino Nazareno, assente. Iacovangeli di Mauro, assente. Martucci Franco, assente. Franco Luca, Acquarelli Fabrizio, presente. Corso Francesco Paolo, assente. Montesi Alberto, assente. Durante Pugliese, Quartuccio Alessandro, assente. Abate Antonino, presente. Giordani Mauro, Ludovici Stefano, Rossi Giancarlo, assente. Tartari Umberto e Capraro Cristina, assente. 7 presenti e 10 assenti. Constatata l'assenza del numero legale, la seduta non può procedere alla discussione. Vi convoco il Consiglio Comunale in seconda convocazione per mercoledì, per domani, 3 dicembre alle ore 19. Quindi per i consiglieri presenti vi sarà comunque notificato nuovamente, perché aggiungeremo dei punti e non notificheremo il Consiglio Comunale. Mi è stato chiesto da consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, di mettere a votazione quella discussione. A questo punto io credo che venga meno l'esigenza di discutere, visto che il Consiglio Comunale viene convocato per domani, ma affrontiamo una discussione un po' più ampia. Certo è a domani. Comunque lo facciamo notificare anche a lei che è presente. Certo rimane l'amarezza, perché un passaggio da parte della Presidenza è doveroso, rimane l'amarezza perché è un Consiglio Comunale importante, richiesto dalla minoranza, un Consiglio Comunale che tra l'altro prevedeva due mozioni di sfiducia al Sindaco e al Presidente del Consiglio, arrivati tutti e due al 90° minuto con le dimissioni, dal Presidente sono arrivate qualche ora fa, dal Sindaco ieri. Credo che, non voglio entrare nei meriti della serietà, della corruzione di un Consiglio Comunale, ma io credo che condurre un'amministrazione in un paese dove è sofferente per la mancanza dei servizi, per la mancanza di gestione, ormai siamo in crisi da 6 mesi, era doveroso discutere anche nel momento, se fossi stato io sindaco sarei stato presente qui anche dimissionario, perché dare la sensazione al paese di esserci anche quando c'è una crisi politica che attanaglia questo paese ormai da 6 mesi è importante per la cittadinanza, è dire che l'amministrazione c'è, è dire che comunque il primo cittadino sta con la città. Ho sentito le dichiarazioni del primo cittadino. In questo momento io non vorrei entrare in questa discussione perché faccio le veci del Presidente, quindi la mia carica istituzionale è più politica, ma sono anche un cittadino di questa terra. Io cittadino sono preoccupato perché da più tempo non riusciamo ad uscire fuori da questa crisi. Più volte abbiamo detto noi anche dai banchi della minoranza che siamo preoccupati per la gestione, per come non sta funzionando. E quindi l'appello che noi facciamo, ringrazio il consigliere Volante che è già qualche tempo che dimostra, a differenza di qualche altro consigliere comunale, che ci tiene per alcuni aspetti a questo paese, è presente malgrado c'è una discussione in atto nella maggioranza, ci è arrivato adesso un comunicato stampa da parte della maggioranza di cui non ve ne voglio dare lettura. L'ufficio stampa del Comune di Agra: i consiglieri di maggioranza non partecipano all'appello, vogliamo raggiungere un equilibrio, non partecipiamo alla seduta del Consiglio Comunale di oggi perché con le dimissioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale sono meno i motivi dei punti all'ordine del giorno. Senso di responsabilità, usiamo questo tempo da qui al 21 dicembre, data ultima di scadenza per poter ritirare le commissioni del sindaco,
per raggiungere un definitivo equilibrio politico e amministrativo. Dichiaro che la nomina dei consiglieri di maggioranza del comune di Arte non hanno partecipato all'appello del consiglio di oggi. Quindi va bene tutto, io spero che trovino immediatamente l'equilibrio che ricercano. Ma è da maggio, io lo dico a lei, perché l'unico della maggioranza che è presente, da maggio che si cerca questo equilibrio che le famiglie e i cittadini non possono più aspettare. Noi con senso di responsabilità stiamo qui. Non è vero quello che si dice qui, mancano delle più piccole elementari norme. Le mozioni vanno discusse in particolar modo anche quella del sindaco. Va discussa. Non può venire meno perché c'è una dimissione in atto. Perché malgrado le dimissioni del sindaco, è una mozione presentata da una parte del Consiglio Comunale. E non è detto che queste dimissioni e questa mozione non possa vedere comunque la decadenza definitiva del sindaco. Ed è per questo motivo che io al sindaco, che è diventato anche il mio sindaco, e non è soltanto il sindaco di una maggioranza, lo volevo vedere qui per trovare comunque una sorta di soluzione a quello che ormai è una crisi che è andata da troppo tempo. Ci sono le mamme fuori, le mamme hanno, noi che viviamo la vita pubblica, io sono stato tempestato da messaggini, la scuola dicembre ancora è senza, io l'ho detto, è senza depositori. E io credo che questo non è concesso a nessuno, neanche a noi della minoranza, sapendo che non abbiamo armi per difendere una guerra impossibile. Però non è concesso. Siamo comunque noi portatori di sconforto della gente in questo momento. E ci dobbiamo assumere la responsabilità come la comunità in ogni momento. Ed è per questo che il sindaco non può cavarsela con le dimissioni. Doveva venire qui a aprire un tavolo di trattativa con la città. Noi rappresentiamo il 48% della città, e trovare la soluzione immediata per quei bambini, per i cittadini che non possono più viaggiare nel nostro territorio. Non mi voglio dilungare perché già so che solleverò le polemiche di questo intervento, un intervento che non vuole essere politico, ma vuole essere un intervento accorato, istituzionale nei confronti della maggioranza. È un intervento che cerca di smuovere le coscienze, cerca di dire a voi della maggioranza, e lo parlo, lo so, vi ho detto prima, e parlo alle poltrone vuote, basta con le piccole beghe di bottega. Non si può litigare per una delega anziché l'altra, mentre la gente muore di fame. Ed è impensabile, io non ci sto più ad essere additato come gli altri. Sono 2 anni e mezzo che io faccio appelli accorati a questa amministrazione e mi sono di testimonianza tutto il paese, così come tutta la minoranza. E in questo momento che dobbiamo prendere una decisione, andiamo a casa se non c'è possibilità di andare avanti. Ma non voglio assumere ulteriormente la responsabilità di dire che devo andare per forza ad ogni costo a picco il nostro paese. E quindi, collega Policarpo, noi sappiamo che da qui a poche ore qui vi riunirete nuovamente. L'appello che faccio io personalmente, indistintamente, ma come amministratore, come capo cartello, è che indipendentemente da questa crisi politica, amministrativa, che non se ne capisce ancora il motivo, e che la città ha bisogno di essere governata, e noi siamo qui per dare delle risposte, indipendentemente dai colori politici. Non vogliamo più sentire parlare di colori politici e né di tempi. A noi interessa aprire un tavolo di responsabilità qui in quest'Aula, o altrimenti, se non ce ne sono le capacità, andare a casa immediatamente. Io non posso essere più disturbato, sono 2 mesi, io mi sono alzato con la febbre, sto con la febbre a 38 pure, e non ho concesso a nessuno le assenze. Quando ci siamo candidati abbiamo chiesto il voto ad ognuno. Ho firmato ben 14 volte, ben 7 documenti diversi per andare a casa.
e la mia firma, io sono ancora alla vecchia maniera, la mia firma va onorata e non la metterò mai più sul pezzo di carta se non c'è un programma da cambiare. Qui ho detto più volte, dimettiamoci e ridiamo il mandato ai cittadini. Scusate lo sfogo, ma è tanto, perché al di là delle mancanze che sono nella città, io sono oggetto di lamentele, giustamente faccio il capocannello di opposizione, la gente, quel 48% di cittadini di Acqua ha votato me, avrebbe voluto me come sindaco, e sono costretto, a volte con dispiacere, riesco a soddisfare le esigenze della gente, però proprio perché raccolgo le istanze della gente, ma sono impotente. Non riesco a dare le più elementari risposte alle persone perché manca un'amministrazione. Quindi l'invito che faccio, non alla volta, ma al consigliere Morante, che sarà portatore comunque di questa lamentela, il Consiglio Comunale tutto deve essere a disposizione su dei punti fondamentali. Non voglio sentire parlare di Baldoni, io sono l'antagonista di questo sindaco, io avevo un altro programma. Non voglio sentire parlare di Baldoni, non voglio sentire parlare di niente, voglio sentire parlare di risoluzione dei problemi della città. E per questi motivi la minoranza, l'opposizione, si trova qui apertamente davanti alla città a discutere di punti con tutta la città. E noi siamo disponibili, ci rendiamo disponibili per eliminare definitivamente i giochetti di Deneri e di Montoncini. A noi non interessa. A noi interessa ridare dignità al popolo albertino. Grazie. Allora, consigliere Volante, si è appena sciolto il Consiglio Comunale, mancanza di numero legale, abbiamo anche ascoltato il comunicato dei consiglieri di maggioranza che hanno detto non partecipiamo per trovare l'equilibrio. Lei ne fa parte della maggioranza, però ha deciso di partecipare. Come mai, intanto, le domando? Ma intanto io sono sempre dall'avviso che era opportuno che il sindaco e il presidente del consiglio fossero presenti per discutere la mozione e dare anche delle giustificazioni, perché uno ha chiesto la mozione, e difendersi, no? Permettere anche a tutti, è concesso di difendersi. Quindi la loro assenza per me è un atto negativo nei loro confronti, che potevano evitarlo. Io, proprio perché ho detto che come sarei venuto in Consiglio Comunale per dire sia al sindaco che al presidente se eventualmente votavo la sfiducia, avrei potuto guardarli negli occhi e dire perché lo facevo e perché non lo facevo. E se anche avessi detto di no, e perché dicevo di no, davo delle motivazioni. Quindi era confrontarci in maniera legale, regolare e trasparente fra persone che si rispettano. Questo mi dispiace che non è avvenuto, però ci sarà presto una prossima occasione per poter fare questo, per discutere queste cose. Lei cosa avrebbe deciso di fare nei confronti del Presidente del Consiglio e del Sindaco? Votare la mozione oppure no? Io con loro, prima di passare alla votazione della mozione di sfiducia del Presidente del Consiglio, ho sempre detto da qualche mese che andava su un tavolo delle trattative discusso un nuovo programma, un nuovo modo di lavoro, un nuovo metodo, magari anche un'alternanza fra gli assessori, fra la presidenza, per dare proprio modo e visibilità a tutti di poter dire forse in questo modo possiamo cambiare, metto forse tra virgolette, possiamo cambiare, e quindi di fatto potremmo affrontare uno o due problemi e risolverli. Questo era il mio tentativo. Quindi se tutto questo non sarebbe avvenuto perché diventava difficile, sicuramente avrei votato anche la sfiducia a tutte e due. Però prima di votarla io l'ho consigliati, li ho pregati dicendo: vediamoci, incontriamoci, vi dimettete voi, ragioniamo su un piano politico, umano, tranquillo, diamo spazio per la risoluzione dei problemi dei cittadini, affrontiamo perlomeno un problema e risolviamolo. Questo non è avvenuto perché il Consiglio Comunale non c'è stato, quindi mi auguro al prossimo Consiglio Comunale di poter discutere insieme a loro questa cosa, questa mozione. Ecco, in tal senso le dimissioni del Presidente del Consiglio Massimiliano Giordani e del Sindaco Luca Di Fiori, secondo lei, porteranno ad un confronto più maturo e magari definitivo all'interno della maggioranza? Si risolveranno entro 20 giorni questi contrasti? Si parla spesso di assessori, di deleghe e quant'altro. Potrebbe. Potrebbero risolvere, potrebbero essere risolti i problemi. Poi il problema delle deleghe, parlava prima poc'anzi Abate, ma non facciamo ironia o parliamo di utopia di queste cose. Il problema è che comunque tutta la fase politica, alla fine il Consiglio Comunale vuole avere la sua delega, il suo spazio politico, personale, per la cittadinanza e per coloro che li ha votati. Quindi
è una formula un po' che non accetto e non condivido, per dire che tutti fanno la battaglia per la delega. La delega fa parte del contesto politico, quindi, però credo che in questi 20 giorni potrebbero essere interessanti per raggiungere questo obiettivo. Mi auguro che ci mettano tutti nella buona volontà, ma non solo il Presidente del Consiglio e il Sindaco, ma anche i consiglieri comunali che fanno parte della maggioranza, che come tutti sappiamo, tutti quanti, ognuno ha le proprie aspirazioni. Quindi in maniera proporzionale, in maniera corretta, in riferimento e in base alle proprie capacità, alla volontà e all'intelligenza, sicuramente riusciremo a trovare, si troverà una soluzione. Ho forti dubbi sul continuo di questa amministrazione, perché 2 anni e mezzo sono stati pesanti, abbiamo dimostrato praticamente quasi l'incapacità più totale per affrontare i problemi dei cittadini. Forse mettiamo, non voglio dimenticarmi della situazione della crisi nazionale, la crisi che esiste nell'intero territorio europea, anche a tardi in questo caso, però forse insieme avremmo potuto dare per alcune famiglie o per poche famiglie uno spazio di visibilità, uno spazio di vivibilità diverso da quello che hanno affrontato fino ad oggi. Questo ho qualche dubbio se domani forse riusciremo a farlo, però la speranza è l'ultima a morire, quindi io spero che questi 20 giorni servano veramente per poter mettere insieme un quadro politico, sindaco, presidente, tutti i consiglieri comunali, ma per dialogare e ragionare in maniera corretta, con tranquillità, con dignità e di riflessione, dando ognuno il proprio apporto positivo a secondo le proprie capacità. Io su questo sono fiducioso. Mauro Giordani, si è appena concluso il Consiglio Comunale che prevedeva la mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio Massimiliano Giordani e al Sindaco Luca Di Fiori. La seduta si aggiornerà per domani alle 19. Ripercorriamo allora questi ultimi passi anche con la decisione della maggioranza di non partecipare al Consiglio di oggi. Che opinione si è fatto di questa vicenda? Non ho cambiato opinione da quando è partita questa amministrazione, purtroppo. Un'amministrazione che comunque ha preso i consensi da più del 50% dei cittadini che avrebbero voluto risposte, un sindaco ed un presidente del consiglio che avrebbero dovuto dimenticare dal giorno dopo da chi sono stati votati. Quindi il sindaco e il governo della città deve essere il sindaco di tutti, e in questi ultimi mesi sta dimostrando che non è più neanche il sindaco dei propri elettori. Sono circa 8 mesi che c'è questa grande crisi di governo, mamme che si lamentano per la mensa, cittadini che si lamentano sui luoghi dove sono nel degrado più totale. Noi siamo qui pronti ad affrontare i problemi, noi di minoranza, sempre pronti sul pezzo, e purtroppo c'è un assenteismo totale e una discussione sulle poltrone, e questo è una cosa veramente vergognosa. Quindi l'opinione mia non cambia. Ora penso che inizierà il conclave tra di loro, quindi ci saranno queste discussioni interne per assessori, dirigenti, eccetera. Discussioni che purtroppo nascono dall'inizio della legislatura e che hanno comunque messo KO il governo e il rispetto del programma che ogni sindaco deve protocollare e rispettare secondo quello che prevede la Costituzione italiana. Però questi mi sembra di capire che non si riuniscono per risolvere i problemi, ma si riuniscono soltanto per discutere su quale poltrona, quale sarà la poltrona più importante da prendere. Resta il fatto che i nostri figli qui non hanno un campo sportivo, non esiste una ludoteca, non c'è un posto di primo soccorso medico e non c'è una scuola superiore, quando noi in provincia stanziamo i soldi per poter realizzare questo istituto scolastico superiore di secondo grado. Quindi alcune responsabilità. Credo che chi fa politica non deve mai dare la colpa ai cittadini, però molti dei cittadini dovranno assumersi responsabilità, perché purtroppo sono più di 20 anni che vengono eletti i soliti personaggi, e chi è di destra non è che deve diventare di sinistra. Cioè, oggi chi è di destra deve creare l'alternativa. Oggi c'è un governo che è messo lì in salvaguardia tra Angelino Alfano e Matteo Renzi, quindi c'è una promiscuità di idee, ma insieme stanno cercando di salvare un paese. E quindi i cittadini che si battono in petto e dicono: io sono di destra, oggi siamo nel terzo millennio, le guerre chi fa politica non hanno più vissute, nessuno può vivere attraverso o ricordare le ideologie, può vivere per l'ideologia ricordando le guerre, quindi oggi si vogliono le persone. Credo che ad Ardea sia arrivato il momento di voltare pagina. I cittadini tutti insieme dovrebbero veramente sollecitare un grande movimento e definire finalmente una nuova classe dirigente per il paese. Questo auspico che avvenga prima possibile, anche perché per loro inizierà il conclave, ridiscuteranno ancora, faranno la solita comparsa, che è la comparsa del momento,
Il giorno dopo si troveranno le stesse condizioni, tant'è sono molti consiglieri, diversi consiglieri di maggioranza che comunque reclamano lo stesso disagio da parte del sindaco, presidente del consiglio e dell'amministrazione tutta. Quindi non credo che questa sia l'amministrazione che possa portare risultati sullo sviluppo economico e sociale soprattutto della nostra cittadina. Quindi in sostanza, lanciandoci in una specie di pronostico, lei pensa che si potrà risolvere questa sorta di mini crisi salvo poi ripresentarsi tra magari qualche tempo, quindi ha l'impressione che comunque entro questi 20 giorni troveranno una soluzione i consiglieri e i colleghi di maggioranza? No, non troveranno soluzione, l'unica soluzione che troveranno è non andare a casa, non lasciare le poltrone, è quello che hanno fatto, che fanno da sempre. Oggi stanno cercando di rimettere nuovamente la cittadina in stand by, così i cittadini non possono parlare, anzi non vanno a reclamare, le mamme non reclamano, le mamme stanno tutte con la speranza, i cittadini continuano a stare nella speranza che da qui a 20 giorni arriverà Padre Pio per risolvere i problemi. Quel Padre Pio purtroppo non arriverà perché non è neanche nato con questa amministrazione e dopo i 20 giorni ci troveremo nuovamente da capo a 12.